Uomini e donne, Federico rompe il silenzio, scopriamo fuori, ho stima di Alice Carola. Federico Nicotera rompe il silenzio prima della scelta finale a Uomini e donne. Nel corso della puntata che sarà trasmessa oggi 16 marzo su Canale 5. Federico svelerà il nome della pretendente con la quale intende costruire un percorso fuori dallo studio televisivo. Alice e Carola sono le due pretendenti giunte al rush finale e in vista della scelta il tronista non ha nascosto la sua difficoltà. Soprattutto nei confronti di colei che farà i conti con il suo rifiuto. Prima della messa in onda della scelta di Federico a Uomini e Donne, sul portale WittyTV sono stati caricati dei video backstage con le sensazioni a caldo del tronista prima di scendere in studio. Federico non ha nascosto la sua emozione, confessando di avere anche la tachicardia pensando a questo momento importante che lo vedrà protagonista in trasmissione. Giornata difficile. Ho la tachicardia e non riesco a parlare, ha confessato Federico pensando a quello che avrebbe vissuto nel corso della registrazione di Uomini e Donne che sarà trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Sono contento, mi dispiace che finisca questo percorso da una parte, dall'altro sono contento perché ci scopriamo fuori. Ha dichiarato Federico Nicotera facendo un bilancio della sua esperienza durata 6 mesi nello studio di Uomini e Donne. Pensare al percorso della non scelta è stato molto difficile. Sono stato molto fortunato, ho avuto due ragazze che reputo splendide in tutto e per tutto. E non solo esteticamente. Ho tanta stima di loro, ha ammesso Federico, che ha così rotto il silenzio su Alice e Carola prima della scelta finale. Dopo tutti questi mesi sento l'esigenza di vivermela fuori. Mi sono messo in gioco al 101%. Ha chiosato ancora il tronista, che ha poi avuto modo di ricevere una sorpresa speciale da parte di Lavinia Mauro. La tronista di Uomini e Donne lo ha raggiunto in camerino per vivere le emozioni a caldo prima dell'inizio della registrazione. Lavinia è stata particolarmente vicina a Federico in queste battute conclusive del suo percorso, è stata lei, ad esempio, ad accompagnarlo in giro per la scelta dell'abito che poi avrebbe indossato nel corso della registrazione di Uomini e Donne della scelta. Adesso l'appuntamento è fissato per le 14:45 su Canale 5, quando inizierà l'attesa puntata del talk show Mediaset dedicata all'epilogo del percorso di Federico Nicotera con Alice e Carola.